Ciao amiche, benvenute al primo episodio del corso online sulle punte fresa. In questo corso vi insegnerò a classificare le punte fresa e vi dimostrerò come usarle correttamente. Le punte che vi farò vedere sono di Alias Cosmetics e mi raccomando controllate i riferimenti giù nell'info box, ma le informazioni che vi darò sono di linea generale. La categoria di punte che vi presenterò in questo video saranno le punte per la rimozione. Queste sono punte molto resistenti, fatte in carburo di tungsteno e hanno diversi livelli di abrasività a seconda del materiale con cui lavoriamo. Questa punta, chiamata Long Life di fascia blu, è una punta ad abrasività medio-alta ed è adatta a rimuovere i materiali più duri come l'acrilico, il gel o l'acrigel molto velocemente. E adesso passiamo subito alla dimostrazione. In questo caso voglio rimuovere il materiale dall'unghia per effettuare un refill. Il mio obiettivo è quello di rimuovere il lucido, il colore e parte del gel per abbassare la struttura. Come vedete, l'alta abrasività di questa punta fa sì che in un solo movimento io sia in grado di rimuovere il lucido e i due strati di colore e lavoro con movimenti continui e leggeri dal giro cuticole verso il bordo libero. Quando dovrete eliminare il prodotto nella parte destra dell'unghia, vi sarà più conveniente girare il dito della cliente e lavorare in punta. La punta arrotondata farà sì che potremo andare a eliminare il prodotto molto vicino al giro cuticole ai valli laterali senza andare a danneggiare la pelle. Non fate troppa pressione con la punta sull'unghia, se volete rimuovere più prodotto sarà sufficiente aumentare i giri della fresa. Questa è la punta in carbide XL a fascia rossa. È una punta di grana media adatta soprattutto alla rimozione del semipermanente e il semipermanente rinforzato. La sua abrasività è infatti più bassa rispetto alla punta a fascia blu, rimuoveremo meno strati di prodotto alla volta, non rischiando di andare a intaccare l'unghia naturale della cliente. In questo caso voglio fare il refill di quest'unghia nella quale avevo fatto un semipermanente rinforzato e per prima cosa procedo ad accorciare il bordo libero. Dovete fare questo passaggio con molta decisione tenendo ben stretto il dito della cliente. Poi procedo a rimuovere il lucido e il colore e come prima lavoro con movimenti decisi e continui dal giro cuticole verso il bordo libero. Questa punta va meno in profondità della precedente, anche se non lo potete notare dal video perché il colore sparisce subito, ma qui avevo applicato solo uno strato di colore. E questo è il semipermanente Café Kiss della collezione Metropolitan Love. Adesso voglio abbassare la struttura e per farlo tengo la punta sdraiata e vado da un lato all'altro dell'unghia seguendo la curva C. Anche questa punta fresa ha una punta arrotondata e posso avvicinarmi con molta precisione ai valli laterali al giro cuticole. Ma mi raccomando, non andate mai a lavorare sull'unghia naturale con questa punta. Vedremo nei prossimi episodi di questo corso online quali sono le punte più adatte per lavorare sull'unghia naturale. L'ultima punta che vi voglio presentare è la punta in carbide S di fascia gialla, che è una punta a bassissima abrasività e la consiglio a quelle persone che si sentono insicure nell'uso della fresa oppure per rimuovere gli ultimi strati di prodotto prima di arrivare all'unghia naturale. Qui ne sto dimostrando l'utilizzo. Dopo aver rimosso la maggior parte del prodotto con la punta in carbide di fascia rossa, vado a rimuovere gli ultimi strati proprio con questa punta. E siccome andrà a eliminare poco prodotto alla volta, non ho paura di andare ad intaccare la lamina naturale della cliente. E a tutte le ragazze che si sentono insicure e hanno paura di raggiungere con la fresa l'unghia naturale, consiglio di usare una base cover, così da capire immediatamente se abbiamo ancora del prodotto sull'unghia o se invece ci dobbiamo fermare. E per questo video è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!